Sì, signor Presidente, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla vicenda che riguarda la procedura di licenziamento collettivo per 422 lavoratori avviata il 9 luglio scorso dalla GKN di Firenze, società, come è stato ricordato, controllata dal fondo inglese Melrose. Si tratta di una decisione unilaterale rispetto alla quale non risulta essere stato svolto un adeguato confronto preventivo con tutte le parti coinvolte. Peraltro la società non ha tenuto conto dell'intesa sottoscritta dal governo e dalle parti sociali lo scorso 29 giugno, che raccomandava le imprese ad utilizzare gli ammortizzatori sociali prima di procedere ai licenziamenti. Il 19 luglio scorso è stato tenuto un tavolo presso la Prefettura di Firenze, convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso del quale la società ha manifestato la disponibilità di raggiungere un accordo al fine di mitigare l'impatto sociale della decisione di cessare l'attività, decisione a detta dell'azienda maturata alla luce della profonda trasformazione che sta attraversando il settore automotive. Proprio in riferimento alle criticità di settori come quello in oggetto, ad esempio del trasporto aereo, ho personalmente chiesto al ministro dello Sviluppo Economico l'attivazione di specifici tavoli. All'esito dell'incontro, la società è stata invitata a condividere il percorso di ristrutturazione con le organizzazioni sindacali e con le istituzioni al fine di individuare adeguati strumenti di tutela del reddito dei lavoratori. Il Governo sta lavorando in questa direzione anche in considerazione degli ulteriori strumenti di integrazione salariali previsti dal decreto legge Sostegni bis. Assicuro pertanto l'impegno del Ministero del Lavoro a proseguire nella ricerca di una soluzione che salvaguardi la continuità produttiva del sito e a garantire la tutela dei lavoratori. Tale episodio si aggiunge al novero delle recenti procedure di licenziamento annunciate da vari multinazionali, che incide pesantemente sul destino di centinaia di lavoratori e che rischia di riverberarsi sul tessuto produttivo e sociale circostante, producendo fenomeni di desertificazione industriale. Certamente è necessario che vi siano misure di contrasto più efficaci, su questo siamo al lavoro con il Ministero dello Sviluppo Economico, anche con la revisione dell'attuale impianto normativo che purtroppo non ha prodotto i risultati sperati. Sono convinto che sia altresì necessario costruire strategie di lungo periodo che, in sintonia anche con le grandi missioni del PNRR, possano promuovere progetti di reindustrializzazione e di riqualificazione industriale, soprattutto nei settori più strategici e nelle filiere produttive nazionali, rendendo più attrattivi gli investimenti nel nostro Paese.